Comunque è incredibile come tutti, guarda che anche quello davanti che rispetta il limite, è pazzesco. Presumo che la galera non piaccia a nessuno. No. Sì, beh, è un po' eccessiva la galera, sinceramente. Sarebbe una legge un po' da rivedere. Bene la multa, ma la galera addirittura mi sembra un po' tantino. Vogliamo parlare dei bagni pubblici in continuazione che ci sono qua in Svizzera? Oh, che bello, vi amo. Che in Italia se non vai all'autogrill, dove comunque se non prendi una malattia qualunque sei fortunato, non c'è nient'altro. O l'autogrill o sulle statali devi pisciare in piazzola di sosta, anche le donne. Infatti le vedo covacciate dietro le portiere, poverine, che fanno la pipì lì. Metà se la fanno sulle scarpe, tra l'altro. Sì, esatto. L'altra metà schizza contro la macchina. Che schifo. Lo so, è tratto da una storia vera comunque anche questa. No, ma la cosa, cioè il trucco è di farla quando c'è l'asfalto drenante, perché va sotto, così assorbe. Esatto. Ma non c'è sempre. No, non c'è sempre, solo in certe autostrade che ho provato a farla dove c'è l'asfalto drenante e effettivamente drena bene. Guarda la corsia di emergenza qua per i veicoli in avaria. Ah sì. Vedi, vai dentro, ti fermi nel ghiaione. Se non fai in tempo a fermarti, vai contro le gomme là in fondo. E a blegge, che c***o voleva dire quel cartello? Adesso occhio che non dobbiamo entrare in autostrada, No, guarda che bella valle. Ma tra l'altro Briga è grande come città, Sì. Guarda quanti palazzoni, condomini, robe che ci sono. Lo so, ma ti sei qua anche là, Allora, vedi, dobbiamo andare a destra, mentre se rimani dritto... infatti anche qua me lo dice Termen di girare a destra. Se vai dritto vai in autostrada. Poi mi ricordo che dovevamo passare in un paesino dove c'era il Velox. Ho capito, ma qua li spostano tutte le volte. Magari è ancora qua. Qua ti dici, mi ricordo che era lì, e poi puntualmente non è più lì, ma è da un'altra parte. Ecco, adesso dobbiamo andare a sinistra in realtà. E il ticinese sa la strada di sicuro, Svizzero. Beh sì. Giù, infatti, giusto, giù. Buona idea, distendiamo un po' le caviglie qua, mi fa un po' male. Ma c'era il 30? No, 50. 50. Sai cos'è il problema? Che ho la mappa dell'andata sovrapposta alla mappa del ritorno, e quindi la strada al posto di essere blu è bianca, perché c'è sopra anche quella del ritorno, e questa cosa qua mi trae un po' in inganno, un po' tipo l'inganno della cadrega. Compare, facciamo l'inganno della cadrega, buona idea. Diceva che skill, il gran visir da Tucci Teroni. Sono il conte Dracula. Neanche uno normale, il gran visir. Ma scusa, ma se uno in bici va più di 50? Comunque parte, poi non ha la targa, non possono fargli la multa, ma il flash lo vede di sicuro. Comunque mi dice che ci vuole ancora 1:43 arrivare al Grimsel, mi sembra un po' tantino sinceramente. Vero è che a queste velocità effettivamente può essere. Come al solito ci sono le nuvole, speriamo di non prendere l'acqua. Ma abbiamo i nostri fantastici Kiwi della Decathlon. Lo so, ma sì. Preferisco sempre non prenderla comunque. No, davano sole, dai, cioè, non è che può piovere sempre. Guarda di qua che sono tutti in piscina. Ma che bello. Sì, ma ci sono 22 gradi, non è che mi sembra molto... ma loro sono abituati. Magari è riscaldata l'acqua. Comunque è incredibile come tutti, guarda che anche quello davanti che rispetta il limite, è pazzesco. Presumo che la galera non piaccia a nessuno. No.
Sì, beh, è un po' eccessiva la galera, sinceramente. Sarebbe una legge un po' da rivedere. Bene la multa, ma la galera addirittura mi sembra un po' tantino. Guarda che supero come i camion. Ma perché lui ha rallentato? Perché stava guardando dove fermarsi a mangiare, secondo me. Perché stava guardando tipo i bar. Ma sono passato. Sì, ma andare così piano, guarda che... Cioè, è pericoloso, Cioè, mi si imballa il KTM, Furka, Grimsel, Novena, tutti di là. C'è 70 qua, Il limite è un po' strano. 60. Non ce la faremo mai. È così impegnativo comunque, Mamma mia, che ansia, la tua ginocchia. Stai dritta. Ma non è che questa qua sia autoeliminata. Sì, beh, comunque 60 rimane il limite. Ah, non c'è più l'altra moto, Sì, ho visto. Che fretta c'era, maledetta primavera. Qua dovrebbe essere 80. Salve. Oh, è sempre brutto sul Grimsel. Sì. Ma è come le scale di Harry Potter. Il tempo piace cambiare. Sì, ma sempre lì, sempre. Sarà una zona tipo il triangolo delle Bermuda. Sì, senza andare lontano, le montagne della Bergamasca dietro alla Valtellina, piove sempre. Flashback. La situazione, come potete vedere, si è messa veramente male. Adesso non è che piovigina, piove proprio. Ci sono i fiumiciattoli a bordo strada. End of flashback. Bene fans, visto che da qua praticamente fino ai piedi del Grimsel è tutta statale uguale, tutta 50-60, Luna, io direi di usare la tecnica a te più cara per saltare tutta la statale. Bene, allora tutti teletrasporto, tutti insieme, teletrasporto. 80 minutes later. Ciao fans, grazie alle magie del montaggio siamo arrivati a Oberwald, più che alle magie del montaggio grazie al teletrasporto, e Oberwald è... Oberwald, non so come si dica, è il primo paese appena sotto a Grimsel e Furka. E da qua parte anche la strada che sarà a Novena in realtà. E ci sono... Sì, continuano a passare supercar perché in Svizzera sono tutti poveri. Sì, sì, sì. Adesso risaliamo in moto e vi portiamo con noi a vedere il Grimsel Pass. A few moments later. Suona il clacson. La GoPro l'hai messa dritta? Sì. Vai che non arriva nessuno. Bene fans, siamo tornati in moto. Cioè, ci eravamo appena scesi in realtà, giusto il tempo di mangiare una barretta. Comunque siamo a Oberwald, come vi abbiamo detto nel video precedente, che è il primo paese sotto Furka, Novena e Grimsel. Quindi è una città strategica in realtà, perché da qua partono tre strade che vanno a tre passi bellissimi. Cioè in realtà le strade sono due, perché poi questa a un certo punto si divide, da una parte vai al Furka, da una parte vai al Grimsel. Siccome il Furka l'abbiamo già visto, anche se sotto la pioggia, direi di andare a fare il Grimsel. E un po' si può scannare qua? Scannare in Svizzera in generale anche no. Aumentare un po' il passo rispetto alla statale coi paesi sicuramente. Già in prima curva con giù l'acqua, molto bello. Durante la pausa ho anche messo la maglia maniche lunghe che Luna aveva già messo in cima al sempione, perché effettivamente quella rietta qua è un po' freschina, 20 gradi, un po' freschino. Ciao a tutti, Sì, no, qua fa fresce. Io ho messo due scaldacolli e la maglietta maniche corte e la maglietta maniche lunghe e non sono ancora del tutto soddisfatta. Anzi, molto probabilmente quando arriverò su avrò un freddo della Madonna. Luna, raccontaci com'è stata la strada cantonale, perché ci hanno detto che giustamente in Svizzera non si chiama statale, ma si chiama cantonale. Ah. Ma è stata di una noia mortale, mi stavo addormentando e veramente uno strazio. Poi
paesaggio bello, tutto un ordine, tutto pulito, però che due maroni. Pensa che stasera la devi fare uguale al contrario. Ecco che gioia, guarda, non vedo l'ora. Appena si torna in Italia, anarchia. Dobbiamo fare l'autostrada, in realtà penso che potrebbe esserci il tutor su quel tratto lì di autostrada, Ma tanto più di 130 questa non va. A parte che non è vero che va 180. Vabbè, ho capito, ma dopo si sforza troppo, poverina. Sì, dopo fa salta in aria. Meglio tenerla buona almeno fino alla Sardegna. Cioè, senza darle eccessive sollecitazioni, trattandola con parsimonia. Ciao fans, pausa al passo del Sempione perché Luna Colombo va freddo. Adesso maglia maniche lunghe, c'erano 16 gradi. Effettivamente è un po' freschino, ma voglio resistere così. Dai Luna, dai, dai che è tardi, su.